Quindi chiamerei qui Daniele Barca, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Amaldi di Cadeo e Pontenure. Quando gli ho chiesto come voleva essere presentato, mi ha detto: sono un umanista prestato al digitale, quindi ve lo ridico come me lo ha detto. Si occupa ormai da anni di didattica dei nuovi media e di Web 2.0 e quindi come per la mattina sarò molto, molto severa nei tempi, quindi 10 minuti. Grazie. Grazie, buonasera. Molto semplicemente racconto Libra, è molto piccolo però è facile anche poi recuperare le informazioni sul sito della scuola. Libra è la sperimentazione che stiamo facendo, ora anche la parola sperimentazione è sbagliata perché in realtà siamo partiti con l'idea di qualcosa che deve andare a sistema. Nella secondaria di primo grado, tutte le classi prime, io ho due plessi di secondaria, tutte le classi prime sono sei classi, 140 studenti, questo per darvi i numeri, coinvolti 20 su 30 dei docenti della secondaria di primo grado, ma naturalmente coinvolta tutta la scuola, anche i genitori, eccetera. Prima di partire con i 10 punti che raccontano questa esperienza, in maniera, proverò a farlo in maniera molto secca, dico subito che io ho un sogno, che non ci incontriamo più a parlare di queste cose, perché vorrà dire che allora queste cose le avremo vissute quotidianamente nelle classi e nelle scuole. È chiaro che è un sogno, però è anche l'idea da cui noi siamo partiti, creare qualcosa che rimanesse a sistema, anche quando il preside Barca o il vicepreside Bardini non ci saranno più. Qualcosa che fosse su tutte le classi, quindi in qualche maniera che coinvolgesse tutto il territorio. La parola territorio è una parola fondamentale per la nostra scuola e ora lo capirete anche perché per gli attori che sono in campo, è qualcosa che in qualche maniera potesse entrare nella vita quotidiana dei ragazzi, così come è quotidiana la tecnologia e il loro modo di viverla. Allora, in 10 punti, molto semplicemente, noi siamo partiti dalle adozioni. Abbiamo visto il tetto di spesa in prima media è 300 euro, era 300 euro, ora ci saranno delle modifiche. Nelle tre classi della scuola media, uso il termine antico, è 600 euro. L'idea era quella, tagliamo a metà il costo delle adozioni, quindi agevoliamo le famiglie e in qualche maniera chiediamo loro un piccolo sacrificio per acquistare un dispositivo, un device. Chiaramente un lavoro del genere non si fa in un mese, non si fa in 2 mesi, ma si fa in un anno con le abbiamo contate al momento di fare il dispositivo, perché sapete, non si sa mai dovesse venire qualche ispettore, allora è bene avere anche un dispositivo formale. 18 riunioni, 18, collegi docenti, consigli di classe, dipartimenti disciplinari, incontri con gli editori che oggi ho rincontrato, incontri con i genitori, 4 assemblee dei genitori notturne, perché i genitori per averli tutti devi fare la riunione alle 8 di sera, perché sennò non ci vengono. Quindi tenete presente, quello che racconto per noi è una cosa molto bella, chiaramente, no? Però dietro c'è un lavoro pazzesco durato tutto l'anno scolastico precedente. Quindi siamo partiti da questo. Chiaramente a questo punto la difficoltà era che non tutti abbiamo genitori che possono permettersi una spesa che taglio del costo dei libri più dispositivo, un dispositivo insomma, in medio costo, andiamo sui 500 euro. Allora lì, l'anno scorso abbiamo avuto un'occasione, rifare la convenzione con l'Istituto Cassiere. Nella convenzione con l'Istituto Cassiere abbiamo chiesto, ma non è che riuscite a fare un finanziamento a tasso zero 12 rate per le famiglie che non potessero acquistare o che non potessero avere i soldi tutti immediatamente? Nella convenzione abbiamo inserito questa cosa e quando è partito l'acquisto è stato fatto un lavoro del genere. Quindi l'Istituto Cassiere ha dato questa disponibilità. Vedete pian piano i tasselli, la comunità, le famiglie, l'istituto cassiere, i docenti. Io ho la fortuna di essere in una scuola che credo sia una delle tante, ma non tutte sicuramente, che va contro, diciamo, il report OCSE PISA. Avendo avuto due classi 2.0, abbiamo veramente formato degli insegnanti che erano pronti a fare un salto di qualità, un qualcosa che riguardasse tutte le classi. Allora lì le classi 2.0 sono state veramente l'innesco di una trasformazione. E quindi in qualche maniera siamo partiti proprio con quest'idea. E poi le adozioni. A quel punto c'era il problema dell'adozione, no? Noi sappiamo dagli anni 70 in Italia c'è una roba che si chiama adozione alternativa. Io direi il decreto sui libri del ministro fa una cosa proprio da facilitatore, cioè dice a tutti quanti tu puoi farlo, perché se no ci sono pochi
pazzi scatenati, come abbiamo fatto noi, di andarsi a cercare gli articoli della norma, di andarsi a cercare i dispositivi dell'autonomia, andarsi a cercare all'interno della normativa cosa ci potesse rendere possibile un'adozione alternativa. Però poi a quel punto il ragionamento è stato questo: concordiamo la cosa con gli insegnanti. Gli insegnanti ci hanno chiesto i libri, anche perché la nostra scuola ha due biblioteche bellissime, con 15.000 libri e 10.000 prestiti annui. Tutti i ragazzi vanno dai 3 anni, perché io ho un comprensivo dall'infanzia, dai 3 anni fino ai 14, obbligatoriamente un'ora alla settimana in biblioteca. Quindi vedete, come dire, abbiamo costruito, ma sulla roccia, quindi c'era qualcosa di forte. L'esigenza del libro. A quel punto abbiamo fatto un ragionamento molto molto semplice. Non facciamo una scelta a caso, io qui vedo il professor Maragliano, lui non si ricorderà perché avrà avuto tanti alunni, anch'io sono stato un suo alunno in epoche non sospette. Una cosa mi era rimasta in testa, la storia della coerenza e del senso, cioè mettiamo in piedi un'azione didattica che sia coerente. Allora, prendiamo le discipline della prima media. Ci sono delle discipline che richiedono approfondimento, riflessione, lettura, eccetera, eccetera, eccetera. Su queste discipline, italiano, matematica, storia, scienze, conserviamo il libro di testo. Abbiamo lavorato con gli editori, con vari editori, tutti e tre i grossi gruppi, più anche un piccolo editore, quindi ci siamo seduti intorno a un tavolo, abbiamo avuto anche da loro della formazione, per questo non posso che ringraziarli da questo punto di vista, e poi le altre discipline, soprattutto le educazioni, a quel punto ci siamo detti, nell'educazione c'è un forte lavoro di tipo laboratoriale. La nostra scuola ha un'impostazione proprio laboratoriale. Noi abbiamo il tempo prolungato dappertutto e nei pomeriggi si fanno le cosiddette classi aperte, per cui lavorano bimbi della prima media insieme a bimbi della seconda e bimbi della terza. È chiaro e evidente che in un tipo di lavoro laboratoriale il libro cambia la sua dimensione, no? Se io ho musica, faccio sempre l'esempio, in un plesso ho 25 tastiere, nell'altro plesso ho la sala rock, batteria, basso, amplificatore, eccetera. È ovvio che l'insegnante fa un tipo di lavoro differente rispetto al quale il libro può essere anche autoprodotto da lui. Educazione fisica era il mio punto debole, no? Perché gli insegnanti non avevano molte, come dire, competenze sul genere. Beh, lì si è deciso di costruire su un semplice foglio di Word, andando a prendere dei link ad esercizi online, simulazioni, eccetera, 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 di costruire insieme ai ragazzi una sorta di libro di testo. E questa è una roba che stiamo andando in fieri. È chiaro che educazione fisica, avendo però le palestre, perché se io non ho la palestra, è ovvio che poi in classe anche qualcosa di teorico devo farlo. Perché faccio queste digressioni? Perché è evidente che le condizioni per fare certe cose, per innescare un processo di trasformazione, sono determinanti, perché altrimenti si rischia di essere velleitari. E quindi noi non volevamo assolutamente questo, volevamo fare una roba che fosse il più possibile ordinaria. Delle materie, diciamo, tradizionali di studio, abbiamo conservato, l'unica su cui abbiamo insistito per avere una risorsa digitale è stata geografia. Abbiamo chiesto agli insegnanti di realizzare un libro di geografia, perché c'era un insegnante che aveva un'esperienza di geografia sostenibile, eccetera, 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 eccetera. E quindi questa è una delle risorse. Per capirci, senso, coerenza e convivono insieme diversi oggetti. Abbiamo il cartaceo dell'editoria, abbiamo il digitale dell'editoria, abbiamo il digitale della scuola, quindi in sostanza abbiamo provato a mettere insieme diversi elementi, anche per saggiare, per vedere. Qualche estremista aveva detto: Preside, ma noi abbiamo la biblioteca, se lei ci compra 20 libri di narrativa in prima, se sempre libri sono, dice proviamo a fare un lavoro differente di book trailer, queste cose di storytelling, queste cose qui. Però a quel punto, siccome solo pochi volevano fare un lavoro del genere, io ho detto no, assolutamente, dobbiamo fare un lavoro in cui tutti si sentano dentro, col proprio abito. E quindi a quel punto abbiamo, come dire, abbiamo mollato quest'idea, fermo restando che qualche libro in più lo compreremo, perché l'idea è proprio che comunque con questi dispositivi qualcosa di diverso si può fare. C'ho ancora un po' di tempo? Un minuto e mezzo. Ecco. Allora, un minuto e mezzo, didattica laboratoriale. Ah, dico due cose rapidissime. La prima è questa: non avremmo potuto realizzare nulla di tutto questo che sto raccontando senza il wireless nelle classi.
E io il wireless, scusate se banalizzo, io il wireless ce l'ho avuto grazie ai miei due comuni, però anche lì ho lavorato un anno. Vai a fare le riunioni, chiama l'ingegnere, chiama il tecnico, con un investimento. Loro avevano la linea internet che gli arrivava per i loro servizi dalla rete regionale, e con un ponte radio l'hanno fatta arrivare finalmente il primo settembre, ma lavorando ad agosto noi, il primo settembre l'hanno fatto arrivare nei due plessi. Allora capite bene che qui gli attori in campo sono non uno ma tanti. E soprattutto la cosa che ci è piaciuta di più, e qui chiudo, è stata la domanda di un genitore, anche illuminante, che ci fa: preside, ma a un certo punto, quando i nostri ragazzi avranno i dispositivi in mano, ma i libri li devono leggere sui dispositivi? Noi lì ci siamo illuminati, perché in realtà questo strumento, e lo stiamo vedendo adesso quotidianamente nella didattica, è qualcosa di più che un lettore di libri, è uno strumento che accompagna tutte le attività didattiche, per cui se vado a fare didattica all'interno del parco, o se vado a fare didattica in palestra, o se vado a fare didattica in iPuff, noi abbiamo un ambiente che si chiama iPuff perché ci sono i puff, un ambiente didattica alternativa, e si possono usare i dispositivi tecnologici. Allora, se si va a fare didattica in questi ambienti, io porto con me lo strumento e ci faccio altri lavori. Insomma, anche qui non una scelta assoluta, ma una scelta relativa e il più possibile di buon senso. Grazie. Politica del terrore funziona benissimo, perché sono stati 10 minuti perfetti. Allora, grazie a Daniele Barca.